Qualcuno morirà. E chi è? È boh. Che bel pensiero. Qualcuno morirà. Oh nonna, ci hai avvelenato il piatto? Sì. Sarebbe sentito in giallo. Qualcuno morirà. Veramente. Buongiorno splendori miei, come avrete già capito dal titolo, dall'immagine di copertina, dall'intro, insomma da tutto quanto, sono qui per parlarvi di un nuovo giallo. L'idea di pubblicarlo proprio a Natale mi è nata dopo la bellissima esperienza del mio compleanno. Se vi ricordate, quest'anno ho deciso di festeggiarlo con voi attraverso la pubblicazione di un racconto ed è stato bellissimo. L'idea vi è piaciuta tanto, mi è piaciuta tanto, perché poter festeggiare attraverso un mio scritto è qualcosa di inspiegabile. Lo sapete che per me scrivere è una delle esperienze più belle al mondo, quindi pensate poterlo fare in un momento già speciale. E poi ho ricevuto da parte vostra dei messaggi stupendi in cui mi dicevate che il regalo l'avevo fatto io a voi, che così potevate farmi anche un regalo per il compleanno e quindi supportarmi nel mio lavoro. Insomma, ho avuto un riscontro davvero positivo che mi ha fatto pensare di ripetere subito l'esperienza a Natale. Tra l'altro, la storia che avevo in mente era proprio ambientata a Natale, quindi tutto si collegava alla perfezione. L'idea di questa storia è nata durante la registrazione di un video e questo secondo me rende ancora più speciale questa storia, perché lo sapete che mi piace quando tutto si collega e mi piace l'idea che questa storia sia nata proprio mentre registravo, che poi voi avete potuto vederla, avete potuto consigliarmi, adesso ci ritroviamo qui alla fine di questo percorso insieme. Dunque, come avete visto dalla clip iniziale, durante una cena la nonna se n'è uscita così a caso e ha detto: qualcuno morirà. Luca mi ha subito detto che quello sarebbe stato il titolo perfetto per un mio giallo e poi quando ho pubblicato questo video voi mi avete scritto la stessa cosa. Ho ricevuto poi anche messaggi, mail in cui mi esortavate a scrivere una storia intitolata in questo modo. Quindi ho preso davvero in considerazione l'idea di farlo e poi l'ho fatto. E siccome il suggerimento era arrivato da mia nonna, ho pensato che in questa storia dovesse esserci una nonna, ma sappiate che è l'opposto delle mie nonne. Io pensavo a loro e dicevo: ok, lei si comporterà in quest'altro modo. Per la lunghezza questa storia può essere definita in due modi, che però vogliono dire la stessa cosa: o racconto lungo o romanzo breve. Questo vi fa già capire che è più lungo di un racconto, ma più corto di un romanzo. Comunque sono riuscita, per la sua lunghezza, a pubblicarlo sia in formato digitale che cartaceo. E so che questo farà felici molti di voi che amano leggere solo sulla carta. E trovate il link in descrizione, sia del formato digitale che del formato cartaceo. Vabbè, il titolo ve l'ho detto, qualcuno morirà, l'immagine di copertina l'ha realizzata Luca con la tavoletta grafica ed è venuta secondo me benissimo, è perfetta per un giallo ambientato a Natale. E adesso arriviamo a un punto a mio avviso molto interessante: l'ambientazione. Lo scenario di questa storia è una casa isolata dalla neve. Dovete sapere che io ho un debole per queste storie. Nella letteratura gialla le indagini ambientate in case, strutture, teatri, edifici, hotel, insomma qualsiasi posto isolato dalla neve sono tantissime. Io ne ho lette veramente tante e ogni volta le trovo così suggestive. Infatti non escludo che in futuro ne scriverò altre storie ambientate sotto la neve, perché è uno dei miei scenari preferiti in assoluto. In questo caso i personaggi sono pochi, si tratta di una famiglia
che deve affrontare determinate difficoltà, vedrete, non mi voglio sbilanciare troppo perché comunque non è una storia lunghissima e sapete che nei gialli una parola di troppo può rovinare tutta la storia. L'indagine non è svolta in realtà da nessuno, infatti non troverete né Carlos Ruggeri né le sorelle Parodi, è una storia proprio a sé e nessuno poi svolge una vera e propria indagine, gli eventi sono mostrati attraverso gli occhi dei personaggi e fino alla risoluzione finale, però non posso dire nulla di più. In un altro video vi ho già letto le primissime righe di questa storia, quindi se ve lo siete perso o non ve lo ricordate, trovate il link anche di questo in descrizione e così potete avere un piccolo assaggio, ma adesso arriviamo all'assaggio più grande, perché sapete che ogni volta in cui registro un video in cui vi parlo di un giallo, sia racconto, romanzo, in questo caso racconto lungo, vi leggo poi un pezzetto perché ci tengo sempre a darvi un assaggio un po' più consistente della storia. In questo caso ho scelto di leggervi il pensiero di uno dei protagonisti. Il ragazzo che scrive queste parole si chiama Vincenzo. A Natale ci viene imposto di diventare più buoni, che lo vogliamo oppure no. Canzoni, eventi, cene, pranzi in famiglia, film o ancora la scelta dei doni fanno di tutto per ricordarci che Natale è il momento migliore per seppellire l'ascia di guerra e riallacciare i rapporti anche con quelle persone che mai avremmo pensato di riammettere nelle nostre vite. Certo, non bisogna farlo per sempre, ma almeno temporaneamente, in modo da non rovinare il pranzo a tutta la famiglia solo perché nostro cugino non ci va a genio. In fondo, che saranno mai un paio di giorni? Allora ci impegniamo al massimo. Riusciamo tutti, in un modo più o meno naturale e veloce, a trasformare le smorfie in sorrisi forzati e a tramutare i pensieri del tipo «la tua faccia mi ricorda quella di un topo» in parole gentili come «quest'anno ti trovo davvero in ottima forma». E alla fine usciamo vincitori anche da questo Natale, sperando che quello successivo ci impieghi molto tempo ad arrivare, perché abbiamo esaurito le energie per fingere che la nuova fidanzata dello zio ci stia simpatica o che il nipote della sorella di mamma sia un talento nel canto, quando le nostre orecchie in realtà stanno ancora soffrendo per i concerti improvvisati in salotto. Ma siamo sicuri che tutti riescano davvero a gestire il peso di questa maschera? Per alcuni la costrizione potrebbe trasformarsi nella classica goccia che fa traboccare il vaso. La tensione provocata dall'obbligo di sedersi accanto all'ex con la nuova fiamma e doversi pure congratulare con loro per le imminenti nozze potrebbe sfociare in pensieri molto lontani dallo spirito natalizio. Oltretutto, le occasioni per agire non mancano, i pretesti sono serviti su un piatto d'argento, accanto all'arrosto fumante, e in genere sono situazioni in cui regna il caos ed è facile muoversi nell'ombra. Così potrebbe capitare che il Natale di qualcuno si tinga di un rosso inaspettato, che non è quello delle palline scintillanti sull'albero e nemmeno quello del vino più pregiato conservato in cantina per l'occasione, ma è quello di un delitto. C'è chi lascia di guerra, invece di seppellirla, la rispolvera e magari ne affila pure la lama. Ed è quello che succederà al mio Natale. Sono pronto ad affrontarlo. Questo è il pensiero di Vincenzo che, però, vi dico la verità, si avvicina molto al pensiero di tanti giallisti, perché il Natale da sempre offre il pretesto perfetto per tantissime storie, proprio perché ci sono tante riunioni familiari, lavorative, tra amici e quindi si è molto spesso costretti a rivedere anche chi non abbiamo tanta voglia di rivedere, per cui da qui nasce veramente un aggancio ottimo per le storie gialle. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video, ma il mio augurio principale è che questo racconto vi tenga tanta tanta compagnia durante tutte le vostre vacanze natalizie. Ringrazio chi mi supporterà nel mio lavoro, ringrazio con tutto il cuore i miei lettori di fiducia, ormai siamo un bel gruppo, tanti di voi mi seguono nella scrittura da così tanto tempo, si ricordano tutto, siete meravigliosi, non avete idea della gioia che mi regalate. Io vi auguro un felicissimo Natale, spero che voi possiate trascorrerlo molto meglio rispetto ai personaggi della mia storia e niente, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto nel prossimo video.